l'incisione dei 18 anni al sole abbiamo fatto altri film con il maestro Morricone, naturalmente col trascorrere degli anni. Il primo film che mi ricordo dove partecipava il maestro Ruger con la chitarra elettrica era 18enne al sole di Morricone, fatto nel 1962 con la partecipazione di Catherine Spaak e altri attori. Sono stati un certo numero di film dove Pino Ruger era chitarra solista con Morricone e il Malamondo per un pugno di dollari. I pugni in tasca, una pistola per Ringo, Slalom, Navago Joe, Diabolik, Il buono, il brutto e il cattivo, Teorema, Uccellacci e uccellini, Vamos a matar compañeros. Naturalmente in tutti questi film elencati, oltre alla chitarra solista di Pino Ruger, c'erano anche altre chitarre, naturalmente non in tutti i film, non in tutte le colonne sonore. C'era la chitarra classica, la chitarra d'accompagnamento, la chitarra bassa. Sono Giulio Bronti. Trovo l'occasione di lavorare per la grande società che si chiama RCA Italiana. Era il sogno della mia vita. Lì sono entrato come assistente di studio e ho conosciuto fior fiori di maestri, fior fiori di tecnici e anche dei buoni ingegneri, specialmente quelli americani. E c'erano veramente di fiori di musicisti. Uno in particolare è Pino Ruger, il chitarrista che ho avuto l'occasione di conoscerlo quando facemmo Per un pugno di dollari, musica di Ennio Morricone. Per risparmiare economicamente sulla musica, prendemmo le basi di Morricone
che ha fatto Peter Davis. With the wind. E non si chiamava, per un po', si chiamava Il Magnifico Straniero. In quell'occasione conobbi anche Pino Rucker, e un bravo chitarrista veramente eccezionale, una persona molto fine, educata, e nella pausa tra un turno e l'altro ho avuto anche l'occasione di parlarci e ho visto che suonava la chitarra con amore, per il piacere di suonare, veramente un artista. Now the green leaves of summer are calling me Maria Cristina Brancucci, però in arte mi sono fatta chiamare Cristi. Il mio esordio è avvenuto con il maestro Ennio Morricone cantando Run Man Run, corri uomo corri. Dopodiché sono passata Amore 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 con Piero Piccioni e le parole di Alberto Sordi. Dopodiché ho fatto teatro, ho fatto Alleluia Brava Gente per due stagioni. Dopodiché ho fatto tra le altre cose tanti doppiaggi, poi ho fatto 4 edizioni di Aggiungi un posto a tavola. L'ultima non l'ho fatta io, però 4 edizioni con attori diversi, eccetera. E con Ennio Morricone ho iniziato a cantare, a fare tutti questi pezzi, queste cose, con Piero Piccioni, con eccetera, eccetera. E in questo periodo in cui mi chiamavo Cristi, ho conosciuto il grande musicista Pino Rucker. Con Alleluia Brava Gente abbiamo collaborato insieme col maestro Pino Rucker. A distanza di tanti anni mi sono ricordata del film Diabolik, il distorsore di Pino Rucker, che mi ha accompagnato e mi è stato di grande utilità. In effetti è stato sempre bravissimo, perché adesso lo riconosco.
tramite, perché risento quello che canto e vedo e sento la sua bravura. Ancora giovanissimo Pino Rucker, come suona, è ancora giovanissimo. Per il film di spionaggio OK Connery si sente Pino Rucker, la chitarra solista elettrica, che non soltanto sa prendere la dolcezza della sua esecuzione, però c'è anche quella incalzante e violenta quando necessita, perché è un film di spionaggio. Ricordo perfettamente di Pino Rucker, della sua chitarra elettrica, del suo modo di suonare splendido, dolce in certi momenti e forte e volitivo in tanti altri pezzi. Thank you.